E così, ora viviamo in un mondo diviso. In attesa dell'avvento dell'orda ancestrale. A meno che, ovviamente, tu non ottenga la corona. Ciao a tutti, bentornati ad Elden Ring. Siamo ancora a Sepolcride, io e Amari. Allora, oggi ci spippoliamo a parte il lago. E dunque, vediamo un attimo qui che c'era. Ottieni i materiali. Ah, esamina, aspetta. Esamina. Si può esaminare dal cavallo? Tipo? No. Sì? No. Forse. Godric Laureo, umiliato, ha assaggiato la sconfitta della spada di Miquella. Ora genuflesso implora pietà. Bravo. Allora, qui in del posto c'è una collina dei giganti. Adesso qui, eccola là, ecco lì i giganti. E giganti, come li volete chiamare. Ma comincerà a piovere e cascano fulmini. Eccoli, noi ce li prendiamo tutti. Stando attenti al cavaliere. E poi andiamo a prenderci la corrente ascensionale. Basta, sono finiti. Ecco, andiamo a prendere la corrente ascensionale. C'è una sorta di statua di pietra. Vediamoci pure questa. Oh! Ecco qua. Ci hanno lasciato qualcosa? Anche no. Aspetta, diamo un'occhiata anche in quel di qua. Quante le volte ci fosse qualcosa. Ecco, ci sta un teschio. Ok. Ok, attenzione qui perché si cade male. Allora, un altro teschio. Ok. E allora adesso prendiamo la corrente ascensionale e ce ne andiamo in per di là. Qui c'è qualcosa di interessante? Anche no? Forse sì. Saliamo, non si sa mai. Eccoli là che ci aspettano, orgogliosi. Fieri. State per morire, ve lo dico. Allora, pronta Mari? Allora, adesso ne aggiriamo uno per volta, in modo che... Perché qui si può morire male, eh? Qui si danno 1000 rune. Olè. Attenzione, pipistrellone. Tacci stracci tua. Allora, c'è lì un oggettino che ci dobbiamo far prendere da questi gigantoidi facendoglielo sfondare. Quindi da uno di questi ci facciamo rincorrere e ce lo facciamo buttare giù. Olè. Però volevo far... Oh! Volevo far fuori prima qualche gigante perché insomma... Tutti sono un po' troppi. Rischiamo di morire. Ecco qua, questa è la pietra. Ma ce la facciamo buttare giù. Occhio a Mari al pestone. Occhio al pestone. Bravissima che te sei spostata. E dai, Amari, però. Guarda, queste cilecche mi fai incazzare quando fai queste cilecche che non sai, eh. Oh. Ok. Adesso facciamoci rincorrere da Ciccio qui. Ciccio? Ciccio? Pronto? Venghi, venghi Ciccio, venghi. Venghi qui. Siamo qui, siamo qui. Dai. Bravissimo. Quanto sono stupidi sti troll. Troll giganti, insomma. Quel che sono, quel che sono. Ma li mortacci, ecco, vedi, poi quando li sottovaluti... Ecco che fammi bere, va. Attenzione, attenzione. Non si sforzi. Attenzione al pestone.
Ah, che questo è più forte degli altri. Alle caviglia, Mari. Mortacci, stracci tua. Oh. Ora ci hai ripristinato pure una polla. Beviamo, va. Ok, raccogliamo l'oggetto. Lo raccogli l'oggetto, Amari. Amari. Ma li mortacci, stracci tua. Oh. Ma che devo scendere a cavallo? Vabbè, vabbè. Cioè, devo scendere a cavallo. Ah. Piede da forgiatura 1 e da forgiatura 2. Importante, importante. Allora, mo c'è questo che sta a guardia di un oggettino che mo noi ci andiamo a prendere, però mica io lo lasciamo. Allora, pigliamoci. Chi è? Me l'ho dimenticata di questo. Mi ero help. Attenzione, attenzione. Ce la facciamo, Torrent? Ce la famo? No, non la famo. No. Damose. Bevi. Bevi. Ma che fa? Bevi. Vogliamo provare a affrontarlo così? A piedi? A piedi? Mortacci, stracci tua. No, a piedi non si può fare. Si può fare, si può fare, si può fare, si può fare. Porca puzza, ho finito le ampolle, non ci credo. E mo? Proviamo a stargli sotto? Sì. Vabbè. Vabbè. Uccellaccio del malaugurio. Ci dobbiamo andare a riprendere le rune. Oddio. Ma i mortacci, stracci sua. Mo non c'è sta perché quello compare solo di notte. Sto maledetto. Non me lo ricordavo, non me sono ricordata che c'era lui. Vabbè, piamo i fulmini. Vabbè, ci sta, ci sta, ci sta, cioè, voglio dire. Se muore, se deve morire. Se deve morire. Ma morire da esperienza. Esperienza è importante nel The Ring. È solo che è un uccellaccio maledetto malefico. È che là le nostre rune andiamo a prendere. Cioè non abbiamo preso nemmeno l'oggettino lì. Mo ci stanno tutti a rompe. Allora, prima che moriamo male, però io a questo punto andrei a livellare. Vediamo se riusciamo a fregare l'oggettino a questo e andasse nel funghetto per il... Ok, damose. Via, 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 via. Via, 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 via. Damose. No, no, ce ne andiamo, state buoni. Prendiamo la corrente ascensionale in giù. Oddio! Oddio! Oddio. Cioè, ma posso dire che c'è andata di lusso? Ce la siamo vista brutterrima. Cioè, vabbè. Ma poi dici la sfiga, no? Andiamo a livellare, va. Prima di morire veramente malamente. Allora, allora. Dove stava la grazia? Eccola qua. Là. Va, togliamoci questi punti, va. Prima che finiamo male. Allora, ma ci torno a quell'uccellaccio, gliela faccio pagare.
Allora, facciamo forza 18, forza 18. E basta. Forza 18 e basta. A posto. Fai così. Allora, ci abbiamo sempre troppe rune per i miei gusti, eh. Allora, incantesimi non ne abbiamo. Ceneri di guerra. Sfoderamento. Vabbè, lasciamo così, va. Allora, Damose. Allora, abbiamo detto che ce ne andiamo al laghetto. E imper di qua, quindi. Senza però aggrare il drago. Allora, qui c'è anche la caverna dove sta Pachis, personaggio ricorrente di Elden Ring. Allora, lì c'è sta la caverna e non ci voglio andare per il momento. Aspetta. Funghetto, il solito funghetto per il risotto. E sedamo in per di qua lungo il fiume, andiamo ad affrontare un NPC che ci invade, che ci dà il pugnale di Riduvia, grasso incendiario, vediamo che è. Allora, questi iniziamo bellamente. Arrivederci. Ecco. Oh, però se moriamo, qui non si può entrare dentro la... Oh sì, si può entrare? No, non si può entrare. E volevo accendere la grazia. Ecco. Ecco l'invasore. Maledetto, malefico. Questo è velocissimo. Guarda come ci viene. Guarda, dito sanguinante Nerius. Nerius. Attenzione. Oh, ma come cazzarola fa? No. No. Cioè, sono già morta. Si sbrighi che stiamo per morire. Si sbrighi. La prego, ci pensi lei. T'aiuto pure io. No! Si rifulla il maledetto, si rifulla pure, non ci voglio credere. Dio mio. Non beve. Oh, dai, così. Grazie, Sugoshi. Dito sanguinante Nerijus. Allora, raggiunto l'obiettivo del cacciatore di dita sanguinante, Yura è tornato nel suo mondo. Va bene. Allora, vediamo. Abbiamo preso. Vabbè, questo l'avevamo preso giù nella spiaggia. Zampa di gallina in salamoia dorata. Uccello a quattro dita, trattata di una sua mozione medicinale dorata. Incrementa brevemente le rune ottenute dai nemici sconfitti. Nei tempi antichi gli indigenti si spingevano persino a rischiare le carni delle zampe di gallina. Cioè, ma quindi questa, se me la magno, aumenta le rune poi che ci rilascia chi uccidiamo. Trancio di carne animale conservato in una soluzione medicinale a base di spezie piccanti. Ottimo. Incrementa brevemente l'attacco. Ritenuto una prelibatezza della Splaterra, questo pasto rinvigorente era appannaggio degli individui degni di essere considerati eroi. Quindi questo, se ci lo mangiamo, famo gran danno. Grasso solido ottenuto da una miscela di materiali infiammabili oggetto da creazione. Si applica all'armamento e infligge danni da fuoco. L'effetto ha una durata limitata nel tempo. Ah, quindi questo lo posso usare volendo? Tipo? Eh sì, dai. Allora, andiamo un attimo, perché il samurai che ci ha aiutato sta qua. Qua c'è qualcosa, no?
Ecco, qui se non sbaglio. Un attimo che vado a prendere lo... No, meglio che non lo prendo l'oggettino perché aggro della gente. Lo vado a prendere dopo. Siamoci, ecco. Ah, we meet again. To fought Nereus and lived. You must have seen your share of battle. Insomma. I am Eura, as you might recall. Hunter of bloody fingers. Tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots. Who stalk their own. You stay the path. You're certain to face more of them. Just remember. No kinship with their elk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Okay. C'è altro? Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Basta. Be on your way. Okay. Perhaps we won't. Allora, noi la ringraziamo tantissimo, è stato gentilissimo. Se non era per lei eravamo morti. Altro che, cioè, posso dire. Allora, adesso qui potremo tornare su, ma noi non ci torniamo su perché andiamo nella caverna. Qui c'è un oggettino, adesso aggriamo anche. Ah, qui poi c'era pure un'altra. Un'altra caverna, ma ci veniamo poi dopo. Anche perché penso anche che questa adesso sia chiusa, no? Ah no, è aperta. Qui ci stanno le catacombe. Ok. Vabbè, attiviamo catacombe di acqua fosca. Attiviamo. Ok, così poi ci torniamo. Prendiamo Torrent e Damose. Non c'è una ceppa. Ecco, questi li abbiamo a gradi. Arrivederci. Allora, adesso ce ne andiamo. Tranquilli, tranquilli. Attenzione, attenzione, funghetto. Mi spiace, ma i funghetti non ve li posso lasciare, che servono al commenda per il risotto, eh. Arrivederci, carissimo, è stato un piacere. Grazie tante per l'aiuto. Se non era per lei, eravamo motti. Motti, sicuro motti. Ogni tanto casca dal cielo un... Casca dal cielo un... Un teschio, non so perché. Vabbè. Facciamoci domande a cui non sappiamo rispondere. Allora, siamo sempre senza lanterna che si attacca alla cinghia. Caverna di acqua fosca. Allora, per cui siamo più vulnerabili senza scudo. E questa cosa mi dà un po' fastidio. Ma possiamo livellare per caso? Non ho fatto caso quanti. Quante rune ci ha dato Ciccio lì? Sì, possiamo livellare. Allora, io porterei... Vediamo un po'. Vigore e carico massimo. Vorrei portare forza a 20. Non so che fare. Sono sempre un po' perplessa quando faccio queste cose. Vabbè, facciamo forza, dai. Ok, ci siamo tolti le rune, sto più tranquilla. Tanto il gioco è lungo, abbiamo tempo di livellare un po' tutto. Poi ho detto, voglio che Amari diventi anche mago. Per cui, eccola. Chi è questo che ci viene di corsa? Ma che fa? Ci ripensa? Ma chi è che ha suonato la campanella? No, no, non suonate la campanella. Non... Ma non è necessario. Che fate? Non ci venite di qua? Che c'è di paura? Ma lì mortacci... No, aspettate un attimo. Scusate, possiamo ragionare un attimo? Non vedo... Ecco, vabbè, a posto. Cioè, niente, va bene. A volte succedono cose che cioè, rimango stupita per la mia nabbagine. Allora, direi di andarci di ecco, con cattiveria. No! Con cattiveria, Mari.
depreda. Che ci hanno dato, non lo so. Riprendiamoci le rune. E dai con sta campanella. Ma io sai dove la ficcherei la campanella? No! Madonna! Oh, bevi, bevi, amari, bevi. Bevi. Materiale, materiale. Ah, qui c'è un boss. Allora, aspetta un attimo. Facciamoci un giringirello. Bevi perché te stai a dissanguare. Però mo, se c'è il boss dobbiamo andare a rifullarci, perché io così non ce vado. Con delle ampolle in meno, vero? Qui c'è nessuno? Allora, questi sono barili esplosivi, credo, quindi non li toccherei. Vediamo cosa c'è nel forziere. Fungo! Ma io dico, ma solo funghi ci date? Io boh. Capito che il commenda deve fare il risotto, però insomma, cioè, ci abbiamo il risotto per decenni a questo punto. Allora, io, per non sapere né leggere né scrivere, andrei, ecco, alla grazia, mi rifullo con le ampolle perché lì c'è un boss. E no, vabbè, il nuovo livello non lo possiamo fare, no. Lì c'è un boss e vado diretta, quindi giù a destra, amari, giusto? Anche no. A destra in per di qua. Ecco. Via e damose. Vai. Qui non possiamo neanche evocare. Ah, questa è la grotta di Pacis. Attenzione, guarda quello. Allora, adesso dobbiamo fare attenzione a non uccidere Pacis. Ovvero, nella mia primissima run, mai finita, quindi questa è ancora la prima run. Però la prima volta che ho giocato non l'ho ucciso. Solo che effettivamente non avevo visto. Tutti dicono che poi dopo lui vende cose e c'è un oggetto che è preziosissimo e che tocca prende. Quindi lo devo lasciare in vita. Vediamo un po'. Sicuramente sarà lui che ammazza me. Ah, Pacis sta antipatico un po' a tutti. Ma cioè non gli abbiamo fatto una ceppa? Sta antipatico un po' a tutti. Non so che ha combinato nei Dark Souls, perché anche se ho giocato il primo e il terzo, non, cioè io Pacis proprio non me lo ricordo. Non ne ho memoria. Ecco, devo approfittare. Ecco, ok. Mi arrendo. Va bene, quindi? Che devo fare? Nemico abbattuto, runa aurea. Ok. Finally come round, have you? I knew you would. You're a lady of reason. Through and through. Ok, vediamo. What do you know? You're tarnished like me. Now how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. Well, an innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Perdona e dimentica. A true lady of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time.
Allora, con la patch 1.4 la storia di la quest di Patches continua, perché era interrotta, pare che non si sapeva più dove stava Patches. E allora vediamo, il commenda mi ha detto che lui vende un oggetto prezioso. Vediamo un po' il commenda. Se mi hai fatto un tranello, ti Don't picchio. forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal. Come next time. Va bene, ma quindi non è qui che devo vedere, no? Cioè lui poi se ne va da qua, giusto? Che da dove siamo entrati? Sì. Quindi lui se ne va da qui. E dopo possiamo commerciare quando lo rincontriamo. È giusto? Patches? Don't forget to pop. I'll be ready to. Sì, vabbè. E allora, vabbè, damose, possiamo fare altro qui. Non c'è nient'altro, giusto? No, casse non ce ne sono. L'unica cassa che c'era. Aspetta un attimo. Inventario. Ah, e poi non ho messo sanguinamento su, vabbè. Allora, che abbiamo preso? Allora, questo ce l'hanno dato questi qua. Spada curva a singolo taglio. La lama affilata consente di squarciare le carni, ma è inefficace contro le corazze spesse e le pelli ricoperte da scaglie. I maestri nell'uso di quest'arma adottano uno stile unico che potenzia gli attacchi attraverso movenze circolari. Taglio rotante, abilità prediletta dei guerrieri più abili. Fa roteare il corpo, infliggendo fendenti al nemico. Premi di nuovo per eseguire un attacco supplementare. Va bene. Allora, Pacis che ci ha dato. Ah, abbiamo preso anche lo scudo. Ci sono innumerevoli scudi di fattura migliore. Un rottame migliore. Un rottame che non vale la pena equipaggiare. Parata. Eseguita con il giusto tempismo, respinge l'attacco in mischia del nemico. Lo sbilancia, fornendo l'opportunità di infierire con un colpo critico. No, ma è meglio quello che ci abbiamo adesso, però, no? Vabbè, direi di sì. Ma, sì. E, allora, cappuccio da grassatore. Che confronto al nostro? Ma non è migliore del nostro, però. Oddio, in alcuni punti sì, forse. Elmo dei giunchi. Cappuccio lacero e incredibilmente lurido. Indossato da ex soldati di fanteria ridotto al branditismo. Indumento di tessuto grezzo comunemente indossato nell'interregno. Allora, aspetta. Questo è leggermente meglio del nostro. Armatura di stoffa da grassatore. Ma insomma, alcune cose è meglio. Ecco, questo però non è male. Non è male questo. Insomma. Ma resistenza a danni fisico. Insomma. Guanti d'arme da grassatore. Vabbè, allora Pacci, se noi ce ne andiamo, eh? Va bene? Si damo? Addio. Don't forget to pop back for another visit, friend. I'll be ready to wheel and deal. Ok. Non mi ricordo dove lo rincontriamo, ma da qualche parte lo rincontriamo. Dove sta? No, ma mo devo andare a piedi. Cioè, se non prendi subito l'uscita. Ma vaffanova. Quindi, mo questi sono tutti vivi? Damose, 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 damose. Damose. Allora, vediamo un po'. Poi ci studiamo bene queste cose che abbiamo preso.
Allora, adesso c'è le catacombe in per di qua. Però c'erano anche le catacombe in per di là. Vabbè, vogliamo andare a affrontare queste catacombe qui, visto che le abbiamo sbloccate? Andiamo, va. Non so, quello che era nella cassa di Patches... forse qualcosa è anche utile. Oddio, ma queste da dove sono venute? Salve, medusine, salve. Allora, questo ci riporta su. Ma noi non dobbiamo andare su adesso. Andiamo a queste catacombe. Ok, visto che ci siamo, facciamocele. Allora, vediamo un po' se... Non ho visto quante rune ci abbiamo. Possiamo livellare? No. Vabbè. Allora, qui... Scudo. Damari, perché qui ci fanno le ciappette. Oddio, eccala. Ah, t'ho fregato, eh. Cavallaria sepolclare 1. Ma questa a che serve, questa? Testa di ribello a gigante. È da sempre ritenuta un antidoto dei veleni. Abbiamo preso quella cosa, ma che è? Non lo so, boh. Ma ancora vedo, va bene così. Damose. Sarà comunque un oggetto da creazione. Allora, attenzione, perché questi maledetti... Ecco. No, ma che c'è, una trappola? Quanti so... Eccola. Ma guarda quanto so veloci sti maledetti. Olè. Resina di radice. Da qualche parte si è aperta una grossa porta. Ma quello da dove viene? Ma da dove viene questo? Ma con che sportiveggianza poi? Perché non me lo targhetta? Ho capito che si è aperta una... Ma che succede? Non ho capito, non riesco più a fare una ceppa. Damose. Andiamo alla grazia. Madonna, ma cos'è? Non riuscivo più a fare una ceppa. Allora, il livello non possiamo fare. C'ho tutte frecce conficcate per ogni dove. Allora, lì ci siamo andati e non ci riandrei. Questo lo... Ma gli mortacci, stracci vostri. Sono terribili sti gargoyle maledetti. Abbiamo sprecato. Aspetta, non voglio rischiare, perché qui c'è il boss, per cui non voglio rischiare dannacce. Allora, dobbiamo essere un po' più... Allora, tirati su. Allora, innanzitutto creazione oggetti. Ah no, ce l'avevamo. Mettiamo qui, ci mettiamo i dardi d'osso. Poi aspetta un attimo. Poi... Ma chi è? Poi aspetta un attimo. Inventario. No, beh, questo non lo vorrei sprecare con questi. Allora. Allora, ce n'è uno lì.
Riusciamo a prenderlo? E via, via cede, via. Via qua, via. Via. Ecco. Usiamo il cervello, perché qui senza usare il cervello siamo messi male, eh. Viecce, viecce. Viecce. Olè. Ok. Tocca far con calma. Con calma e circospezione, perché sono maledetti. Allora adesso, in per di là non ci andiamo. E il trappolone veniva innescato da quella piattaforma, che io ci andavo sopra come un imbecille. La porta si è aperta. Lì c'è un... due gargoyle. Attenzione. Due gargoyle. No, aspetta. Olè. Abbiamo finito. Ha dato sanguinamento sto maledetto. Qui non c'è, non ci passo. Non ce ne sono altri, vero? Non ce ne siete ancora? Chi è? Chi è? Adesso imbecille, mi ha seguito. Allora, mo qui io non lo so che c'è, non me lo ricordo proprio. Posso dire? Attraversiamo una foschia? Madò. Via, damose, damose. Chi è questo? Mi scusi, lei... Oddio! Oddio, bevi Amari, devi bere! Sbrigati prima che ci secca! Dai così, guardia sepolcrare duellante sconfitta! Engval, cavaliere esule ci ha dato, granderrimo! Perfetto, perfetto, dai così! Eppure questa è fatta. Damos. Grazie, lupetti, eh? Vabbè, se ne sono già nati. Ok. Viaggi veloci. Dalla mappa puoi raggiungere all'istante tutti i luoghi di grazia già scoperti. Ok, eppure questa è fatta. 3745 rune. Adesso ce ne andiamo in per di qua. Vogliamo fare così? La... E sta capanna? Ma dove siamo? Ma... Ah, lì c'è anche un'altra grazia. E... Questa che capanna è, scusate? Pietra della forgiatura. Dobbiamo andare anche all'incudine col martello per potenziarci un po' la Lugigatana. Allora, vediamo un po'. Capanna dell'artista. Dipinto nostalgia di casa. Ma in questi dipinti, cioè, non ho capito, questi dipinti a che servono? Cioè, per esempio, queste immagini danno degli indizi, tipo? Non saprei. Saranno indizi? Secondo me potrebbero. Allora, vediamo se possiamo livellare. Nuovo livello. Possiamo livellare. Possiamo livellare. E a questo punto io continuo con forza, che la portiamo a 20. E basta. Olè. Allora. Allora, c'era... ma qui in che zona siamo? Fatemi vedere un attimo. Lì c'è per esempio un albero. Ah, vedi? Ah, ah. Questo qui è una zona nuova praticamente. No, ma io mi voglio finire... Pacis. Qui c'è Pacis. Ma se io adesso torno da Pacis...
Torniamo da Patches. Aspetta, torniamo da Patches. Col viaggio rapido. Ah. Dice che c'è un oggetto prezioso. Ma qual è questo oggetto prezioso? Ma devo tornare proprio... Cioè, ma no, ma dai, ma sarà... Aspetta. Non sta dentro, sta fuori. Dimmi che sta fuori. Sta ceppa, sta dentro. Ma è rimasto dentro il coglione. Ma io posso ogni volta affrontare questi, dai. No, per curiosità voglio capire un attimino se è qui che dobbiamo... Allora, era a destra? Cioè, se è da qui... No, no, non suona la campanella, che non è ora di far merenda. Ah, c'è un'altra volta la cassa, vedi? Aspetta, parliamoci un attimo. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium. Oh, vediamo un po'. Where you won't need a refund. Because everything's top notch. Oh, riguardo ai banditi. Vabbè, parliamoci un po'. Yeah, I had those bandits make a clean break. Now they're all suppliers. And good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying. But it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers. Survivors of a defeated army. Worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. To hell with it all. Ok, quel forziere, vediamo che ci dice. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a nothing too special, just something I'm saving as thanks. A very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Ok, vediamo un po' che c'ha. Coltelli da lancio che infliggono danni. Sigillo di Margit. Blocca brevemente a terra l'ex prigioniero di Margit. 5.000 rune. Questa luce mostra la via, ma non è detto sia quella giusta. Ciarpame privo di alcun valore. Pugnali da parata. Ricettario del missionario. Espande il repertorio di creazione. Ramoscello sacrificale rimosso dopo la morte al posto delle rune. Feticcio intriso di magia aurea. Le catene erano usate per legare le creature dannate note come presagi. Queste, nello specifico, furono create per imprigionare un esemplare specifico. Per quanto debole, permane in essa una traccia dell'antico potere, sufficiente a bloccare a terra per qualche istante l'ex prigioniero Margit. Cioè, ma serve per affrontare appunto Margit? Devo fare 5.000 rune, quindi. Cioè, posso dire? Scusate, eh. Vabbè, questi sono tutte cose di... online che non ce ne può fregare di meno. Appunti delle tecniche di creazione stilati da un uomo che, non potendo diventare vergine delle dita, si fece missionario per diffondere i sacri insegnamenti. Pietra scripta, imitazione di grazia, zampa di gallina in salamoia dorata, buona. Cioè, tanta roba, tasta cucina insieme. Alto scudo di legno di taglia media, leggero per le sue dimensioni e piuttosto maneggevole. Il disegno circolare, raffigurante delle teste equine, evoca una veloce cavalcata. Nessuna abilità. Questo armamento non possiede abilità. Se l'armamento che impugni nell'altra mano ne possiede una, sarà quella usata, va bene. Coltello con protezioni curve sull'elsa.
ideale per parare i colpi nemici e contrattaccare. È l'arma perfetta per i maestri di combattimento che riescono a prevedere i colpi avversari e si affidano alle contromosse più efficaci. Eseguita con il giusto tempismo, respinge l'attacco in mischia del nemico e lo sbilancia, fornendo l'opportunità di infierire con un colpo critico. Va bene. E vabbè. Cheers for that. Vabbè, torneremo a sto punto, Patches, perché se quello serve per Margi. No, vittima di una trappola di esperimento. Oddio. Mo ci porta in culonia. Well, well, well. I should have known, you scheming little thief. The gods demand vengeance. Vengeance! Ma che è Patches che ci ha fregato? Ma mo dove ci porta, oddio. Oh, oh. Cioè, ma maledetto malefico di un Patches. Damose tutto. Chi è? Damose. Questa parte non l'abbiamo sbloccata di sepolcride. E questo? Allora, qui se lo tocco esce fuori un fantasma che ci indica la via. Ecco. Mo dove ci porta? Ma ci stanno gli orsi! Vabbè, io ti seguo da debita distanza. No! Scusi, signor Orso, non si preoccupare, poi torna a nuova vita appena ci mettiamo sulla grazia, non si preoccupare, non si preoccupare. Ma qua c'è uno morto. Ah sì, è quello che avevamo ucciso prima, sì. Ah, qui c'è, attenzione che c'è anche la mappa, attenzione. Sepolcri d'est. Oddio. Questo è tosto, eh. Scusi, signor Orso, mi serve l'oggettino. Via, 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 via. Ecco, vedi? 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 Eccala, eccala. Mo rompiamo proprio una ceppa. Né uno, né l'altro. Siamo morti? Siamo morte? Siamo morte? Baby? Ce ne andiamo? Ce ne andiamo? Non ce ne andiamo. Vabbè. E vabbè, ci torneremo, vi devo dire. Ci torneremo. Giustamente, nel territorio degli orsi. Siamo noi gli ospiti lì. Ah, proprio da qua. Bene. Allora, io direi, dove ce ne eravamo andati? Per di qua e per di là, boh, manco mi ricordo più. Ma adesso l'abbiamo perso, però. Il fantasmino? Abbiamo perso il fantasmino? Allora, qui c'è una grazia. Facciamo che ce la sblocchiamo. Là. Ok. Vogliamo vedere un attimo dove siamo per capire. Hai trovato una nuova mappa. Sepolcri d'est. Ah, ok, ok. Allora, io andrei a riprendere le rune, come dire. Eh sì, perché le rune tocca ripigliarsene, eh. Allora, riprendiamoci le rune. Dritti per dritti così. Hai capito sto maledetto di Patches, però, dove ci ha dislocato? È un brutto posto. Ma... ah, mi scusi, io sto passando così per i fatti miei. Oddio, ma perché? Perché fai così? Oddio. Oggettino. Ok.
Allora, aspetta un attimo. Lo scimpanzé. Qui ci sta uno scarabeo. Cenere di guerra. Ardadee. E falla finita, no? Ma che è? L'esercito dei godi? L'esercito delle scimmie? Allora, noi volevamo prendere questo. Via, Damose. Ah, eccolo là, sì. Allora, c'è ancora. Allora, non rischiamo. Chi è che mi insegue? Un orso! Se la smettete di inseguirmi, io me ne vado. Allora, vediamo un po'. Aspetti un attimo. Possiamo? Oh! Allora. Ah, non possiamo andare da nessuna parte. Col viaggio rapido. Perché? Ah sì, ce n'era uno su un ponte rotto. Vabbè. Dica, Amleto. Ah, you've come to lend me your aid, have you? Well, that's very kind, but no. No, the help is very much appreciated, even from a tarnished. Despite appearances, nobility is no prerequisite to serving the true order. You might have heard of me, Kenneth Height. Next in line as the rightful ruler of Limgrave. Young tarnished, I would have a boon of you. I want you to take back my fort. It lies to the south, beyond the Mistwood. A knight commander from Stormvale took it. A fool! And plumb mad to boot. Simply obsessed with blood. Ok, quindi? What are you waiting for? A kiss goodbye? My fort lies to the south, beyond the Mistwood. Take it back for me. Oh, I see. You wish to know the reward. Fret not. The great Kenneth Height is known for his considerable largesse. The celebrations will be lavish indeed upon the dawn of my fort's retrieval. Ok, basta? Yes. Now, allow me to furnish you with a little advice. I would take great care to avoid Godric's tarnished hunts were I in your shoes. That depraved lot are obsessed with sacrificing tarnished like you for the sake of grafting. Honestly, Godric's nothing more than a jumped-up country bumpkin. Lord? Oh, don't make me laugh. First, he hid himself amongst the womenfolk to flee the capital, then hid from Radahn in that castle. Then he insulted Melania, lost to her in battle, only to lick her boots rather than die like a man. Has he no shame? The big girl's blouse? And to think, he's the blood of Godfrey, last of the golden lineage. Though you almost wouldn't know it to look at him. Yeah, I almost feel sorry for the chap the more I think of it. E basta? What are you waiting for? My fort lies to the south. Va bene. Oltre tetro bosco. Che è quello lassù? Oppure dobbiamo proprio passare tetro bosco dall'altra parte? Vabbè, poi vediamo. E allora, questo segnalino lo vogliamo togliere? Tanto Tetro Bosco ce lo dobbiamo poi fare tutto quanto, quindi è a posto. Io però adesso volevo tornare a Bomba. Quindi per di qua. Olè. Allora, qui c'era un oggettino, ho visto, ce lo andiamo a prendere. Sportiveggianza e leggiatria, non ve incazzate, madonna, ma cos'è questa cattiveria? Ma queste scimmie sono improponibili, posso dire? Ma cos'è? Allora,
Andiamo in su per la via. Vediamo un po'. Aspetta, io avevo visto una grazia. L'avevo vista da qualche parte una grazia. Ah sì, l'avevamo accesa questa. Sì, l'avevamo accesa. Aspetta un attimo, fammi vedere. Allora, cene di guerra. Cene di guerra, schianto a terra. Sanguinamento 45%. Ah, hai capito. Pesante, pesante. E damose. Allora, proseguiamo lungo la via, visto che non possiamo fare il viaggio rapido. Non ho capito perché. Ma lo capiremo? Attenzione che qui c'è brutta gente. Leva dei cavalieri perché guarda, lo sai che fai una brutta fine, eh? Ha lasciato qualcosa? No. Damose. Ok, là ci stanno i nostri amici. Troll. Noi siamo di qua. Allora, adesso volevo andare a... Prima però... Vorrei toccare la grazia che sta in per di qua, in modo che se moriamo siamo qui nei pressi. Allora, se quell'oggetto che c'ha Pacis ci aiuta con Margit, io 5.000 rune me le farmo. Posso dire, se ho capito bene. Ok. Allora, aspetta, ma noi non possiamo fare il livello, giusto? Oh, non guardo mai quante rune ho. Porca puzza, ma fascia di inizio. No, che okay, posso. Allora, vai. Damose in per di qua. Sempre verso il lago. Però dall'altra parte. Allora, non mi ricordo, aspetta. Allora, qui c'era... Ecco, là, proprio là. Sì, 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 là. Allora, cerchiamo di non aggrare... Damose? Non l'abbiamo aggrato, vero? No. Damose in per di qua. Eccoci qua. Allora, oh, qui c'è da spippolare molto molto bene, perché certo io volevo là. No, qui non c'è una cippa. E io volevo la torcia, quella che si attacca. La voglio proprio con tutta me stessa, la voglio. Ok. Non ci sono passaggi. Perché mo io devo tenere sta cazzarola di torcia in mano, no? Là. Ok. Là. A posto. Quindi, i salti li abbiamo fatti tutti. Qui c'è qualche altro passaggio, non mi pare, no? No, 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 a posto. Ok, allora, tocchiamo la grazia. Allora, però, Amari, io direi che ci fermiamo qui. E queste sono le miniere, per cui... tanta roba. Vediamo un po' dove stiamo.
Gallerie di Sepolcride. Va bene. E ci fermiamo qui. E quindi io e Amari vi salutiamo. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Tanto fa un po' di casino.